La domanda è d'obbligo, Matteo Marzullo, più contento del gol o più contento per i tre punti? È facile. Più contento per i tre punti, però il gol è una soddisfazione personale perché venivo da un periodo di alti e bassi, avevo incominciato male, però mi sto riprendendo e questo gol è più una soddisfazione personale. Però l'importante sono i tre punti per la squadra, veniamo da tre partite, tre vittorie consecutive e vogliamo continuare su questa strada. Puoi vedere il De Marsi esplodere in questo modo grazie appunto a una tua gemma, soddisfazione doppia. Sì, il sostegno dei tifosi è sempre importante, dal primo al 90° minuto. E anche poi arrivare al gol, all'ultima azione, le ultime azioni al 90° minuto è sempre più bello. Ecco, tre vittorie consecutive, però forse dovrebbe arrivare, vorreste che arrivasse la più importante, la quarta, nel derby di domenica prossima contro l'Aquila. Sì, il derby è sempre la partita più importante, però noi non ci focalizziamo sempre sulla solita partita, ma su tutte quante. Quindi cerchiamo sempre di fare bene in ogni partita. Però certo, se continuiamo su questa strada e fare anche la prossima partita una vittoria, sarebbe importante anche per il nostro cammino. Ecco, faccio una domanda proprio a te che sei giovanissimo. Come affrontate voi ragazzi fuori quota partite di questo calibro? Ovviamente parliamo della partita di domenica prossima, il derby contro l'Aquila, per far sì che non vi tremino tra virgolette le gambe. Ma alla fine l'ansia prepartita fa parte del calcio, quindi come capita a noi ragazzi capita anche ai grandi. Però uno deve essere bravo a gestire quest'ansia e dare il meglio di sé in mezzo al campo. Facciamo una promessa ai tifosi: qualora arrivasse un successo contro l'Aquila e magari griffato da un'altra rete, cosa faresti? Non lo so, l'importante è che noi squadra diamo il meglio in mezzo al campo e poi se giochiamo bene la vittoria arriva, poi dipende da noi, e diciamo il nostro cammino dipende solamente da noi, da come ci comportiamo in mezzo al campo e da come affrontiamo noi le partite. Però se decidessi tu la partita, magari una chioma bianco-verde? Magari, poi domenica si vede, l'importante è vincere, poi chi segna non è quello l'importante.